Buonasera ai nostri telespettatori, benvenuti a un nuovo appuntamento con Rete 8 speciale elezioni per le amministrative in programma il 12 di giugno. Questa sera approfondiamo il quadro, lo scenario politico al comune di Ortona, uno dei comuni più importanti, comune nel quale è prevista l'eventualità del ballottaggio nel caso uno dei candidati non riesca ad affermarsi al primo turno. Sono quattro i candidati sindaci in competizione e noi, come da tradizione, ormai già da alcune campagne elettorali, svolgiamo questo spazio di par condicio, questo spazio di informazione, di comunicazione elettorale in sinergia con il quotidiano Il Centro. Per questo motivo sarà soprattutto un collega del quotidiano d'Abruzzo che segue, che gestisce anche la pagina relativa al comune di Ortona ad affiancarmi nelle domande su cui metteremo a confronto i quattro candidati sindaci. Intanto quindi il primo che vado a salutare è il collega amico Rossano Orlando. Buonasera Rossano. Buonasera a te direttore, grazie dell'invito. Insomma, abbiamo già visto nell'inquadratura totale che sono presenti tutti e quattro i candidati sindaci, io li ringrazio per aver accolto il nostro invito e sono, adesso li presento subito, in ordine di sorteggio che è stato preventivamente effettuato, Francesco Terra, buonasera. Buonasera a tutti. Ilario Cocciola. Buonasera Cocciola. Poi abbiamo l'altro candidato Angelo Di Nardo, buonasera. E Leo Castiglione, buonasera, sindaco uscente e ricandidato per la sua coalizione. Allora, prima di dare la parola a loro per presentarsi, per confrontarsi, un giudizio generale su questo avvio di campagna elettorale ad Ortona, lo affido proprio al collega Rossano Orlando. Che campagna elettorale si sta profilando con la sfida tra questi quattro candidati e anche tra i candidati consiglieri che sono come tradizione della città, un esercito? Sì, intanto ti ringrazio direttore ancora una volta per l'invito. Ortona è una delle città delle quali mi occupo nella redazione almeno di Chieti e provincia ed è tra l'altro una città alla quale sono molto legato perché per 8 anni, quando ho iniziato questo lavoro, ho collaborato dando notizie appunto di questa meravigliosa città alla quale sono rimasto anche molto molto legato, tanti amici, tanti affetti, tanti ricordi straordinari. E si profila una campagna elettorale, diciamo così, normale ma anche molto, molto accesa, anche per come diciamo, si è arrivati probabilmente alla formazione delle liste. Noto un senso civico notevole, anche se poi le schermaglie caratterizzano comunque ogni tornata elettorale tra forze politiche, tra candidati a sindaco, però devo dire che sono quattro candidati meritevoli di amministrare la cosa pubblica, persone per bene e che ovviamente io penso che i loro elettori si aspettino tanto insomma, da quello che vorranno fare nella gestione della cosa pubblica. Per il resto auguro buon lavoro a loro. Siamo praticamente già al termine della seconda settimana di campagna elettorale, quindi penso che gli ultimi 15 giorni saranno ancora più importanti e fecondi probabilmente dal punto di vista della raccolta di voti che riusciranno a fare e quindi sono convinto che ci metteranno ancora più impegno per farsi conoscere da tutto l'elettorato. Bene, grazie Rossano. Allora a questo punto hai fatto tu, faccio anche un outing personale. Io a Ortona ci risiedo, sono anche elettore di Ortona, quindi a maggior ragione oggi mi asterrò dal fare domande, anche se ne avrei molte da fare da cittadino ai candidati. Tu almeno non vi risiedi, avendovi lavorato comunque per tanti anni, quindi sarai soprattutto tu a insomma, un po' farli confrontare e a lanciare i temi relativi a questa campagna elettorale. Allora, la prima domanda, l'unica che io farò, è relativa alla presentazione delle candidature a sindaco e delle liste e coalizioni che vi sostengono. Il primo a rispondere, come da sorteggio, è appunto Francesco Terra. Chi è Francesco Terra e perché si è candidato? Allora, Francesco Terra è una persona che ha messo come obiettivo di questa campagna elettorale un nuovo modo di fare politica.
ci interessa unicamente, lo abbiamo messo nel nostro programma come punto principale, il benessere di tutti i cittadini, quindi anche il suo direttore che ci ha detto che è cittadino ortonese e questo ci fa piacere. È un nuovo modo di fare politica, perché chi la studia anche da anni sa benissimo che attualmente i cittadini vengono ascoltati solo adesso in campagna elettorale, e poi quando si prendono le decisioni in realtà non vengono ascoltati e sono i partiti che propongono delle soluzioni. Ho deciso di candidarmi a sindaco quindi con questo scopo, e ho scelto un partito nazionale che è nato un anno fa, si chiama Ancora Italia, è pensato da un filosofo di cui parleremo dopo con le prossime domande, e è un collega che ha la segreteria nazionale, un collega di lavoro. E questo partito nazionale appunto ha una alta ispirazione filosofica, e non a caso nel simbolo troverete sotto il nome, sopra il nome Ancora Italia, troverete il profilo di Dante Alighieri. Anche di questo parleremo. Quindi, grazie per la domanda, direttore. Bene, allora, una sola lista dunque quella che sostiene la sua candidatura. Ancora Italia, una sola lista, esatto. Una coalizione invece quella che sostiene Ilario Cocciolo, al quale anche qui un motivo di imbarazzo, credo anche da parte di Rossano, è anche un collega giornalista, quindi però non posso dare del tu in questo caso, anche per ragioni di par condicio. Avvocato, giornalista, collega Ilario Cocciolo, presentazione sua e della coalizione. Buonasera a tutti. Allora, sono un avvocato, ho 59 anni. Il mio impegno politico è, diciamo, è datato, nel senso che io ho ricoperto il ruolo di consigliere comunale di opposizione in una precedente amministrazione, sindaco era Fratino, e successivamente consigliere comunale eletto presidente del Consiglio Comunale. Provengo da una formazione civica molto spinta, perché insieme ad un gruppo di associazioni, di persone, abbiamo fondato Cittadinanza Attiva, sono entrato nella direzione nazionale di Cittadinanza Attiva, fondata principalmente da Giovanni Moro, il figlio di Aldo Moro, e da lì il Tribunale per i diritti del malato, una formazione già preesistente che poi si confluì in Cittadinanza Attiva. Ne sono stato segretario regionale, membro del direttivo per 8 anni. Quindi diciamo che la mia formazione culturale, civica, nasce da lì. Quella politica affonda più le radici in un'area, diciamo, di riferimento socialista, se vogliamo. Ma in questa... nelle scorse amministrative, successivamente in queste, abbiamo dato, insieme ad un gruppo di amici, abbiamo cercato di mettere insieme le esperienze tipologicamente simili a quella mia, e quindi abbiamo realizzato un'area politica e civica capace di accogliere le spinte che vengono dal mondo politico, che va dall'area appunto progressista riformista, fino al mondo civico e quello moderato, in quanto abbiamo al nostro interno anche l'UDC e un'altra associazione, quindi abbiamo cercato di rappresentare l'intera città di Ortona in questa formazione di 7 liste. Bene, grazie. Presentazione anche per Angelo Di Nardo e della sua coalizione. Buonasera, io ho 34 anni, nella vita mi occupo di sicurezza, sono un imprenditore e security manager nell'azienda di famiglia. Sono consigliere comunale uscente e sono sostenuto da una coalizione di centrodestra composta dai due partiti Fratelli d'Italia e Lega e da 3 movimenti civici che sono Ortona Futura, Ortona Sociale e Libertà e Bene Comune per Ortona. La mia è una candidatura che nasce dalla profonda necessità di rinnovamento della classe dirigente locale e si pone in discontinuità con l'attuale amministrazione.
Noi ci siamo confrontati a lungo all'interno del centrodestra e abbiamo deciso di dare alla città una prospettiva di più ampio respiro e che guardi con interesse anche alla regione o alle prossime elezioni politiche o alle prossime elezioni regionali. È un progetto questo che nasce anche grazie alla volontà di cittadini comuni come imprenditori, professionisti, pensionati, commercianti che mi hanno chiesto con insistenza di rinnovare questo impegno che già 5 anni fa mi ha visto correre come candidato sindaco e rientrare in consiglio comunale in quota minoranza. Quindi questa, ripeto, è una candidatura che nasce proprio dalla volontà di rinnovamento e di portare al governo della città una nuova classe dirigente fatta di ragazzi, di persone comuni che non vivono di politica. Grazie Di Nardo. Leo Castiglione, sindaco attuale, ricandidato, ci presenti anche lei insomma, il motivo per il quale si ripropone alla guida della città e la squadra che lo sostiene. Buonasera a tutti, sono Leo Castiglione, sindaco uscente appunto della città di Ortona. Mi ripresento per portare avanti il progetto civico che 5 anni fa è stato premiato dalla cittadinanza per una fase di rinnovamento e di cambiamento del modo di amministrare. Il mio è stato un progetto civico totale, dove c'è stata possibilità per tutti i cittadini di partecipare, di portare le proprie idee, il proprio contributo. Quello che dovrebbe essere un progetto civico dovrebbe mettere insieme le ideologie, non separare le ideologie, per mettere al centro Ortona e la sua crescita. Il mio progetto in questi anni si è ampliato notevolmente perché siamo passati dalle due liste storiche, quella del Comune delle Idee e dei Cittadini Consapevoli. Oggi il progetto è arrivato ad essere con 5 liste aggiunte, che si sono aggiunte, 3 tra, che sono la Città Ideale, Forza Leo per Ortona e Ortona Civica, dove ci sono anime diverse, aree diverse, ma tutti hanno un unico intento, quello di lavorare per la nostra città. Sono 80 candidati consiglieri, tutti dall'alto profilo professionale, sociale e umano soprattutto, che vogliono mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze appunto per far crescere questo progetto che mi piace definire sempre un cantiere aperto dove tutti possono portare il proprio contributo. Noi il primo segnale lo demmo 5 anni fa riaprendo le porte del comune che furono chiuse dalla precedente amministrazione. Per entrare bisognava suonare il campanello. Oggi i cittadini in questi 5 anni hanno potuto constatare che la casa comunale è stata sempre aperta a tutti. Grazie Castiglione. Allora entriamo nel vivo delle singole questioni, delle singole tematiche di questa campagna elettorale con le domande del collega Rossano Orlando. Avete sentito il ciclalino che sta ad attestare i 2 minuti e mezzo per ciascuna risposta e ora naturalmente andremo in ordine diverso appunto nell'ordine di risposta. Rossano. Sì, io mi atterrei ancora a quella che è stata la tua prima domanda, direttore. Volevo chiedere ai candidati a sindaco di spiegarci un po' meglio come sono nate le vostre coalizioni, perché ovviamente Terra può soffermarsi di più sulla sua singola lista, perché ci sono partiti ufficiali che vi sostengono, ma ci sono anche partiti che hanno preferito oppure sono stati indotti a vestire i panni diciamo di movimenti civici e che comunque vi danno il loro sostegno, quindi attraverso i loro elettori. Ecco, ci spiegate un po' meglio come sono nate queste aggregazioni. Grazie. Allora, il primo è Di Nardo a rispondere a questa domanda. Diciamo che questa è una coalizione che nasce già 5 anni fa con il neonato movimento Allora Noi con Salvini, Fratelli d'Italia da cui provengo e che mi vede insomma impegnato sin dal 2014 come consigliere grande elettore di Fratelli d'Italia dalla fondazione di Alleanza Nazionale di cui sono socio. E insieme alla lista civica Libertà e Bene Comune, che è una fondazione che raccoglie tanti amministratori locali in tutta Italia, presieduta allora dal compianto senatore Altero Matteoli,
diciamo, abbiamo dato vita a questa coalizione di, composta da due partiti e questa lista civica, e che ha presentato, diciamo, la migliore sintesi nella persona del sottoscritto. Quindi, diciamo, abbiamo portato avanti questa coalizione, questo progetto anche in Consiglio Comunale, dove abbiamo rappresentato appunto la minoranza, e oggi abbiamo, diciamo, rinnovato questo impegno, come dicevo poc'anzi, arricchendola con altri due schieramenti, quindi Ortona Sociale, che nasce dall'espressione, diciamo, di Destra Sociale, un'associazione culturale che pure è all'interno di Fratelli d'Italia, e Nazione Futura, che è un movimento più giovanile, conservatore, che vede in Francesco Giubilei il suo rappresentante a livello nazionale. Quindi sono comunque coalizioni, una coalizione composta da i due partiti ufficiali, ma è un civismo, diciamo, che trova anche espressione a livello regionale e nazionale, e, diciamo, che ha contribuito ad arricchire una coalizione già esistente. Terra. Sì, grazie della domanda. Devo fare una premessa. Circa settembre del 2021 decisi di impegnarmi per questa tornata elettorale, e sono iniziate una serie di colloqui con gli altri schieramenti, con gli altri colleghi candidati sindaci, per cercare di fare qualcosa per cambiare il modo di amministrare il paese di Ortona, la cittadina di Ortona. Quello che ho constatato fino a febbraio è stata l'estrema divisione tra le aree di influenza dei candidati sindaci, sia nel centrodestra che nel centrosinistra, nonostante le persone che mi sono a fianco erano impegnate proprio a cercare di unificare le diverse anime di centrodestra e centrosinistra. Purtroppo siamo arrivati al 1° marzo, che ho chiamato gli altri candidati sindaci e gli ho detto di non cercarmi più per entrare nelle loro liste, perché bisogna concretamente unire le diverse anime della città. Quando si vedono persone, dei capi bastoni che vanno da una parte e dall'altra, si capisce che non c'è di fatto la volontà di amministrare la città per tutti i cittadini. Al che il 1° marzo ho chiamato gli altri, ho detto: guardate, non mi cercate più, mi faccio una cosa mia. E così è nato il rapporto con Ancora Italia. E faccio un'altra sorpresa al direttore, perché Ortona, di questo partito nazionale, ha la segreteria regionale proprio di Ancora Italia, e con Ancora Italia ho costruito questa lista di 16 candidati. Avrei potuto mettere anche qualche lista civica affiancata, perché ho diversi amici che me l'avrebbero permesso, ma ho deciso invece di puntare su una sola lista e di qualità, proprio per evitare la confusione che invece si è ingenerata con i tre colleghi che sono tre e hanno 17 liste, insomma. Ecco, tocca a Leo Castiglione. La domanda di Rossano era probabilmente molto più indirizzata, ovviamente, su Castiglione, perché, insomma, l'articolo io nella specificità, c'è stata una non presenza con simboli di Forza Italia e Partito Democratico da un lato nella competizione elettorale, ma ci sono state indicazioni di voto da parte di esponenti di questi partiti per esponenti di liste civiche che la sostengono. Ecco, questa come si è creata questa situazione? Io credo che il mio progetto si sia implementato con il lavoro di 5 anni, un lavoro fatto sul territorio. E il Movimento 5 Stelle, aggiungo, scusi. Aggiungo il Movimento 5 Stelle. Fatto sul territorio, ascoltando i cittadini e facendo passare un messaggio importante. Qualcuno parla di cambiamento del modo di amministrare. Beh, io credo che questo cambiamento è iniziato proprio nel 2017, quando i cittadini sono tornati ad essere protagonisti della città proprio grazie al mio progetto civico. Questo forse è stato recepito dalla cittadinanza, perché oggi, con tutte le difficoltà che abbiamo visto, ma non solo nella nostra città ma anche in altre
molte città, con le difficoltà che ci sono state nel compilare le liste, nel riempire le liste, io grazie a Dio questi problemi non li ho avuti, perché le persone, ripeto, persone dall'alto profilo professionale, sociale e umano, si sono avvicinate proprio per mettersi a disposizione, perché io credo che l'amministrazione di una città non debba essere dominio del singolo, del sindaco o di qualcuno in particolare. Una città si amministra tutti insieme, mi ripeto, mettendo da parte le ideologie, ma rimettendo al centro il bene della città. Io ho sempre detto che il mio progetto civico non avrebbe avuto mai la presenza di partiti e di simboli e di persone anche riconducibili a partiti. Questa era la condizione per portare avanti questo progetto, che appunto deve essere la sintesi di tutte quelle risorse che possono contribuire allo sviluppo e alla crescita della nostra città. Quindi mi sembra semplicemente di dire che il mio progetto civico è un cantiere aperto, e le persone, i cittadini che hanno deciso di aderire, lo hanno fatto proprio in funzione di questo modo nuovo di amministrare, che ha messo al centro chi vive Ortona e soprattutto chi ama Ortona. Cocciola. Beh, allora, la domanda meriterebbe maggior spazio per alcuni versi, perché diventa difficile per un gruppo come il nostro. Io lo dico con molta sincerità, apprezzo l'intervento di tutti e tre i colleghi. Noi siamo nati da invertendo i ruoli. Per noi non è noi con Ilario Cocciola, ma è l'intera città, avevamo questo progetto, unita attorno ad una coalizione. Noi pensiamo che questa modalità abbia sortito il suo effetto, perché avere 7 liste, ne dico velocemente i nomi: Ortona Coraggiosa, che è una lista che nasce da una spinta molto simile a quella che si è già verificata in Emilia-Romagna. Poi abbiamo Ortona Popolare, che è molto radicata nella città di Ortona. Aveva un candidato sindaco, Gianluca Coletti, nella precedente amministrative. Poi Ortona Territorio, che è nata dalla volontà di unire le numerose frazioni di Ortona in un'ideale lista. Quindi Ortona Cambia, organizzata dal già sfidante dell'attuale sindaco Castiglione, Giorgio Marcheggiano. Poi, dopodiché, abbiamo avviato un dialogo ulteriore, e da quel dialogo con le precedenti esperienze è nata il Faro. In realtà è una prosecuzione, perché era presente nella precedente competizione elettorale, e quindi l'area più moderata è rappresentata dall'UDC, presente con un dialogo molto costruttivo, molto intenso, che rappresenta, insieme a Democratici per Ortona, rappresenta proprio la fusione tra queste idealità, questa spinta della città di voler cambiare e di unirsi. Quindi, ripeto, la domanda meritava maggiore tempo. Guardi, e lei è fortunato, quindi, perché nel sorteggio adesso è il primo che parla nel giro successivo. Okay. Quindi, però dipenderà dalla domanda che le farà Rossano. Grazie. No, perché prego. È interessante, lo dico prego, sinceramente. Intanto, adesso, vabbè, cambiamo argomento, dai. La domanda è questa: centro storico, centro urbano, contrade. Come intendete bilanciare gli interventi sul territorio senza lasciare indietro nessuno, considerando che siete chiamati ad amministrare una città che in provincia ha un territorio esteso, se non ricordo male stiamo sui 70 km quadrati, e soprattutto c'è un numero imponente di contrade, ne sono una 80. Ecco, cosa pensate di fare senza lasciare indietro nessuno? Cocciola. È ovvio che non è possibile proseguire sulla composizione politica rispetto alla precedente domanda, però è in qualche modo è legata. Dunque, il centro storico, le periferie, la parte produttiva della zona industriale, quella portuale, ma
quella delle campagne, rappresentano forse con Ortona un modello che la Regione Abruzzo dovrebbe analizzare e seguire, perché raccoglie le parti più importanti di una regione. Porto Nazionale, con tutto il rispetto per Pescara, è ovvio che è quello di Ortona, quello di Vasto è un porto regionale. Abbiamo un ospedale, abbiamo le contrade, insomma abbiamo la produzione vitivinicola più importante d'Abruzzo. Quindi noi ci siamo posti questo problema, come unire questo e come programmare il futuro di questa città. Bene, adesso c'è un'ondata di soldi incredibile dopo il piano Marshall, che è il PNRR, che però si va ad unire con la ZES, altro intervento di grande portata e di grande rilevanza economica e strategica. Allora noi il nostro programma l'abbiamo impostato su due fasi. Una fase importante di ascolto che ci ha portato appunto a 7 liste, 111 candidati, il che vuol dire che la gente vuole cambiare, piaccia o non piaccia, insomma. E a questa fase di ascolto abbiamo unito il tutto attraverso, per agevolare il lavoro di chi amministrerà, l'abbiamo suddivisa nelle aree tematiche del PNRR. Cioè il nostro programma non l'abbiamo realizzato per poter avere una frase che si dice a Ortona: chi è vicino al sole si abbronza e chi è lontano si raffredda. Noi abbiamo cercato di fare un progetto che possa unificare tutti, quindi abbiamo preso sulle Seni, abbiamo preso 5 linee guida principali del PNRR e le abbiamo calate all'interno del nostro programma. Un esempio banalissimo: se vai a chiedere fondi per mettere i lampioni stradali o fare delle strade rurali o delle strade bianche, se le vai a fare con il vecchio metodo potrai programmare solo per una contrada, per una zona. Con il nostro noi potremmo fare una domanda che avrà la possibilità di essere finanziata dal PNRR e al tempo stesso per non lasciare indietro nessuno. Quindi è veramente importante il metodo programmatico che abbiamo adottato, che corrisponde un po' alla volontà di non lasciare indietro alcuno. Grazie, grazie Gocciola. Castiglione sul tema città e contrade. Bene, gli altri logicamente devono pianificare. Noi abbiamo lavorato in questi 5 anni e io dico sempre che un'amministrazione uscente debba essere valutata per il lavoro fatto e non per le promesse di campagna elettorale. Noi il bilancio l'abbiamo semplicemente diviso in due: metà bilancio, metà fondi stanziati per il centro urbano, metà per il territorio. Ortona ha 54 frazioni ed è difficile amministrare una città, ma noi non abbiamo lasciato nessuno indietro, tutti i cittadini sono stati considerati al pari. Voglio citare un'opera realizzata che aspettava da anni, una strada franata in una contrada che si chiama Ruscitti, dove abbiamo investito, non indebitato come qualcuno dice e piace confondere le persone, i cittadini, abbiamo investito 80.000 euro per ridare la giusta dignità e sicurezza ai cittadini che transitano su quella strada, che ne sono poche famiglie passano per quella strada, ma era lo stesso meritevole di interesse da parte dell'amministrazione. Potremmo parlare delle scuole. Sulle scuole abbiamo fatto grossissimi investimenti, 2,7 milioni, che non riguardano solo le scuole del centro, ma abbiamo riaperto la scuola di infanzia di Villa Caldari, che da anni, mi sembra da 15 anni, era chiusa per un cedimento strutturale. Abbiamo riaperto la scuola di infanzia di Villa San Nicola, abbiamo buttato giù e ricostruita in un anno la scuola di infanzia Gran Sasso in centro. Questo a dimostrazione proprio del modo di amministrare che vede i cittadini protagonisti, i cittadini che sono stati rappresentati in questi 5 anni in un consiglio comunale che non ha mai avuto un precedente del genere, con 9 consiglieri di comunali del territorio, rappresentanti di tutto il territorio. Per non parlare della viabilità, 2,5 milioni sulla viabilità di investimenti, 1,5 milioni sulle frazioni e 1 milione sul centro urbano. Questa è la risposta a chi dice che Ortona deve ripartire e non ha visto con i propri occhi il lavoro fatto in questi anni, ma che probabilmente ha vissuto fuori Ortona in questi 5 anni. Terra. Allora, parto da dove lascia il candidato sindaco Leo Castiglione, perché è vero che ha ricostruito qualche scuola, qualche edificio,
ma quello che spaventa a me, dovrebbe spaventare tutti gli elettori e soprattutto tutti i cittadini, è il modo con cui vengono fatte le opere pubbliche a Ortona e la modalità di come vengono spesi i soldi dei cittadini, perché dire ho fatto non basta, dire aver realizzato qualcosa, quello che è più importante è dire come lo hai fatto, se bene o male, perché questo interessa poi alla cittadinanza. E al di là dei soldi che ha appena menzionato Leo Castiglione, quello che dovrebbe balzare agli occhi è che cose gratis, cioè a costo zero, Ortona non le ha fatte. Menziona distruzione, la cultura, cioè, ma noi abbiamo un museo civico senza direzione ed anzi il direttore, dimissionario da 10 anni, risulta ancora sul sito del comune di Ortona. Viene chiamato fino alla settimana scorsa per informazioni su un museo che non funziona. Quindi di che cosa stiamo parlando? Parliamo di un'amministrazione che non amministra cose che già ha e quando spende i soldi li spende male. Io poi non voglio infierire, se no dobbiamo alzare la temperatura del climatizzatore per abbassare, però cioè, non si possono tenere queste cose, sono sotto gli occhi di tutti, basta andare adesso sul sito del comune e troverete la direzione del museo civico affidato a una persona che ha dato le dimissioni 10 anni fa. Quindi le parole per ingannare gli elettori se ne possono dire tante, ma io non lo trovo giusto neanche per i telespettatori. Grazie. Di Nardo. Forse ricordo la domanda era, sì, centro era, storico, era centro urbano, centro frazione. Allora, concentrandoci su diciamo questi argomenti, e sono argomenti importanti, va detto che oggi Ortona è una città profondamente divisa, ci sono tante disuguaglianze tra periferie e centro e spesso ci sono anche scollegamenti tra appunto contrade, periferia, e c'è un apostolo Tommaso, San Tommaso Apostolo, che Ortona sembra quasi non curarsene e dimenticarsene ogni tanto. Quindi noi abbiamo immaginato nel nostro programma elettorale anche una profonda revisione del piano regolatore generale, che non soddisfa le aspettative di questa città, provando a interconnettere, quindi a non parlare più della questione delle contrade, della questione del centro, ma immaginare una città unita e collegata, perché la questione delle contrade e delle periferie è stata inventata allo scopo di non risolverla mai. Quindi quello che noi invece abbiamo immaginato è proprio partire anche da questi 3 asset strategici che ha la città: il turismo balneare con oltre 17 km di costa che abbiamo, il turismo religioso sfruttando appunto la tipicità del centro storico compatto e le spoglie dell'apostolo Tommaso, e il turismo anche enogastronomico che ci può aiutare a collegarci meglio con le periferie, dove pure troviamo un patrimonio artistico, culturale, archeologico, ma che è stato totalmente abbandonato. Quindi c'è necessità di rimettere al centro del progetto di Ortona le periferie. Ci sono oggi delle situazioni difficili, nonostante gli sforzi e tutti questi investimenti di cui sentiamo parlare. Ad Ortona oggi ci sono ancora delle contrade sprovviste di opere di urbanizzazione primaria. Quindi immaginare una città che non riesce ancora a dotare di illuminazione, di marciapiedi, di allaccio alla rete fognaria o il completamento della rete metanifera, diventa difficile parlare appunto di ricettività e di turismo integrato. Noi invece abbiamo immaginato una città che riesca a portare le contrade nella città di Ortona e la città di Ortona nelle contrade, dove c'è un grande patrimonio che noi dobbiamo sfruttare. Grazie Di Nardo, è il momento della prima nostra pausa, torniamo tra pochissimo con il confronto tra i candidati sindaci di Ortona. Siamo tornati in studio, prosegue il confronto tra programmi, idee tra i 4 candidati sindaci di Ortona. Una nuova domanda posta dal collega del quotidiano Il Centro, Rossano Orlando. Sì, io sono un appassionato dei calendari di Frate Indovino, tutti i giorni vado a vedere praticamente l'aforisma associato alla giornata. Su Ortona non c'era niente. Su Ortona non c'è niente, però oggi 27 di maggio ci dice, Frate Indovino ci dice acqua che scorre non porta veleno, potremmo anche dire acqua che non scorre porta veleno.
E dico, alla luce di questo dramma dell'acqua che scarseggia e che ci tocca patire, nonostante l'impegno dell'ente gestore delle risorse idriche, volevo chiedere ai candidati al sindaco come volete impostare il vostro rapporto con gli enti, avete praticamente anche delle società partecipate, e anche con gli enti sovraordinati, in primis la provincia e quindi anche la regione. Sono rapporti da ricostruire ex novo, oppure, e da voi soprattutto, può venire fuori qualche proposta particolare? Allora, qui il primo a dover rispondere è Castiglione. Il rapporto con gli enti sovraordinati è stato un rapporto che abbiamo costruito dal primo giorno di insediamento e i risultati si sono visti. Il milione ottenuto per la rete fognaria nella zona industriale è partito con il governo D'Alfonso e sta per essere completato con il governo Marsiglio. E con la provincia abbiamo lavorato con l'amministrazione Pupillo e stiamo portando avanti adesso con l'amministrazione provinciale Menna dei finanziamenti. Nell'ultimo bilancio di previsione sono stati stanziati più di un milione proprio per le strade provinciali di Ortone e soprattutto per le frane che attendono di essere sistemate da tanto tempo. Inoltre, proprio è notizia di questi giorni, la risoluzione del contenzioso per la breccia dell'autostrada Porto, che finalmente pare abbia trovato un'intesa tra la ditta aggiudicataria dell'appalto e provincia e autostrade. Io credo che per quanto riguarda l'acqua dobbiamo continuare a lavorare in sinergia come abbiamo fatto in questi anni, sollecitando la regione, ma la quale regione logicamente attende fondi nazionali per la sostituzione, non dico totale, ma quasi, delle condutture, perché oggi, insieme ad una crisi idrica che purtroppo è un dato di fatto e che ci condizionerà anche nel futuro, dobbiamo prendere atto che abbiamo delle condutture ormai obsolete che vanno sostituite. Bisogna continuare sul modello vasto, dove con il ricerca perdite si è recuperata una importante percentuale di portata dell'acqua, e questo deve essere fatto anche ad Ortona e nelle altre città, perché il problema è generale. Noi come amministrazione abbiamo preso atto di questo problema e siamo intervenuti subito per quanto riguarda per esempio il problema della carenza idrica nelle scuole, un problema che si è presentato in più occasioni, e adesso abbiamo stanziato 70.000 euro, proprio siamo in attesa del mutuo per affidare i lavori, per appunto munire tutte le scuole di un'autoclave, e questo per metterà la continuità dell'attività didattica. Insomma, per quanto riguarda la crisi idrica non ci sono superpoteri, non ci sono supereroi, si tratta di un problema serio che va affrontato a livello territoriale e soprattutto a livello istituzionale. Di Nardo. Beh, intanto va detto che il rapporto con le istituzioni è un rapporto che c'è a partire da Roma, avendo partiti all'interno della nostra coalizione, il dialogo è costante, quotidiano, e ci si confronta anche su temi delicati come quelli affrontati poc'anzi in merito alla gestione della risorsa idrica. Non basta più dire che ci sono condutture fatiscenti, perché dopo anni e anni di problemi non c'è più un'emergenza, ma si deve intervenire. Occorrono piani di continuità operativi per garantire questo servizio pubblico essenziale. Noi abbiamo immaginato che è possibile creare infrastrutture per recuperare anche tutto il reticolo idrografico superiore, perché il problema della siccità non riguarda solamente i singoli cittadini, ma va ad investire anche settori importanti come ad esempio l'agricoltura. Quindi noi abbiamo immaginato, abbiamo anche scritto una lettera al Ministero dell'Ambiente, al Consorzio di Bonifica, alle autorità di bacino distrettuale, a tutti i comuni interessati per esempio dall'attraversamento dei fiumi Moro e Arielli, e provare a recuperare gli argini, a provare a recuperare tutto ciò che è possibile per garantire anche in tempi di secca una possibilità in più è di avere questa risorsa recuperandola appunto dal reticolo idrografico superiore, e questo aiuterebbe a prevenire anche un dissesto idrogeologico che si sta verificando. Quindi bisogna dare anche delle risposte. In questi anni è stato fatto pochissimo, va ripreso il regolamento di polizia idraulica, i comuni in autonomia devono pensare anche a cose alternative all'ente gestore, che ha lasciato evidentemente a desiderare. È un problema che già si sta ripresentando, siamo a ridosso dell'estate e credo che ci ritroveremo come gli anni scorsi. Quindi è importante fare investimenti, è importante pensare che oggi abbiamo un disperdio incredibile di acqua e dobbiamo pensare a delle infrastrutture che riescano a garantirle nel momento in cui manca. Cocciola.
Bene, allora, tutti i comuni hanno un rapporto con le istituzioni, nessuno si inventa niente. Diciamo che siamo al minimo storico nel rapporto con le istituzioni. Cioè, posto il minimo sindacale, come si diceva una volta, che c'è, ma è il minimo sindacale, perché se andiamo a vedere che noi con la SASI, bene, noi siamo il terzo comune della SASI, il terzo. La SASI d'estate eroga qualcosa come 200 litri secondo, ma per l'effetto della dispersione idrica e per l'aumento degli abitanti, quest'acqua non solo non è sufficiente, ma addirittura viene sprecata. Le lascio immaginare solo una cosa. Il porto di Ortona è il porto nazionale, è il porto più grande. Bene, sul porto di Ortona c'è acqua potabile, non c'è acqua industriale. E se noi pensiamo che ad Ortona non c'è acqua industriale, cosiddetta industriale, capiamo bene che l'acqua potabile viene utilizzata per scopi diversi. Se solo fossimo capaci di realizzare un percorso virtuoso nel ciclo delle acque, ecco che questo problema sarebbe attutito. Un esempio tra tutti, quando si è fatto il raddoppio ferroviario con le gallerie della ditta Viannini, vennero captate tutte le acque che confluivano al mare. Bene, quella captazione porta ad una fonte di acqua semipotabile dalle analisi di circa 90 litri secondo. Nel nostro progetto c'è di captarla per almeno 70 litri secondo. Chi va giù ai Saraceni vede scorrere questo torrente, a Ferragosto nella piena siccità vede un torrente pazzesco. E intubare quest'acqua con un troppo pieno, che vorrebbe dire che l'eccesso ritornerebbe lì dov'è, ma per portarla quantomeno in porto. Ora, già sottrarre l'acqua diversamente utilizzata potrebbe consentire alla città di avere più acqua. Ma noi siamo il primo porto nazionale, noi in autorità di sistema portuale non siamo presenti. La ricchezza economica per quanto riguarda l'Abruzzo, cioè le tre tasse principali che confluiscono nell'autorità di sistema, provengono da Ortona. Bene, non c'è un euro sul porto turistico. E poi abbiamo Ecolan, che siamo il secondo conferitore, l'ospedale che stiamo avendo tagli in continuazione. Chiedo scusa per lo sforamento, vi dico, il rapporto istituzionale, il primo punto programmatico è zero rapporti con le istituzioni superiori da parte del sindaco uscente, lo devo dire con tristezza. Terra. Allora, ringrazio il collega candidato sindaco e collega avvocato Cocciola, perché uno dei discorsi che io e Ilario facevamo mesi fa, e i punti di contatto, perché ce ne sono anche con gli altri, erano proprio sul discorso utilities. Io concordo pienamente con quello che ha appena detto Ilario riguardo al recupero delle acque, ma ci sono anche tantissime altre piccole cose che si possono fare per evitare che, come oggi accade a Ortona, se Sasi decide di chiudere l'acqua, a scuola non si va, con tutta una serie di problemi per i cittadini che non possono portare a scuola i ragazzi, che a ora di pranzo devono fare il rientro e non hanno l'acqua per andare in bagno. Problemi che si risolvono non con i milioni di euro del PNRR, ma si risolvono anche con una cisterna, un'autoclave da 1000 euro. E voglio aggiungere però una cosa al discorso del candidato sindaco che mi affianco, che il problema non è solo tecnico su come fare le opere per risolvere questi problemi, il problema lo abbiamo da decenni, non solo noi a Ortona, lo abbiamo da decenni per tutta la gestione politica e amministrativa che ormai ha dismesso il settore delle utilities dalla gestione comunale, portandola a enti, proprio questi enti sovraordinati, che sono degli stipendifici di fatto, perché se andate a vedere nei loro bilanci quanto noi contribuenti, comuni contribuenti, andiamo a mettere nei loro bilanci per gli stipendi, ci rendiamo conto che qualcosa non funziona a monte da come vengono gestiti. Quindi, secondo me, prima di pensare alle cose tecniche, siccome il pesce puzza dalla testa, bisognerebbe un attimo rivedere con chi abbiamo a che fare. Ecco.
E quindi da questo punto di vista l'amministrazione uscente non ha fatto nessun passo avanti, anzi. Allora, sarà proprio terra a iniziare il nuovo giro di risposte alla nuova domanda di Rossano Orlando. Sì, voglio chiedervi come intendete organizzare o riorganizzare la macchina amministrativa, in questo caso il municipio, alla luce di quelle che sono anche le ristrettezze di bilancio. Ricordo che anni fa il comune di Ortona aveva un record in positivo, si è equiparato a comuni più o meno della stessa grandezza che aveva un buon numero di personale dipendente. Ricordo che il rapporto era di 3 a 1 addirittura, facendo dei dovuti raffronti, sempre con comuni più o meno con la stessa popolazione. Ecco, che tipo di impostazione vorreste dare alla luce anche, diciamo, delle nuove esigenze che ci sono oggi e che vi vengono richieste dalla cittadinanza? Terra, appunto. Allora, faccio un passo, insomma, sulle le domande precedenti, no? Tornando proprio su come ho deciso e ho scelto i miei candidati consiglieri. Io ho voluto far tesoro degli errori delle precedenti amministrazioni e errori che vengono anche da questo apparente civismo, ma dietro sappiamo che ci sono partiti che nascondono i simboli e poi, insomma, in consiglio si alzeranno dichiarandosi di questo o di quell'altro partito, o addirittura come l'amministrazione uscente a elezioni avvenute, a incarichi affidati, insomma c'è stato il rimpasto che abbiamo conosciuto a Ortona, andando a prendere tecnici di importazione, diciamo così. Questo l'ho voluto evitare nel momento genetico della formazione della mia lista di candidati consiglieri. Già nel programma elettorale che abbiamo affisso all'albo pretorio, che abbiamo consegnato come tutti gli altri, io ho indicato le deleghe di ogni consigliere, perché ogni mio consigliere è già padrone di una materia specifica, già fa quel lavoro, è già un professionista di quel specifico settore. Quindi non avrò bisogno di andare a pescare in prestito o di vendermi un eventuale ballottaggio ai migliori offerenti. Anzi, che cosa andremo a fare nell'amministrazione? Io, nel momento in cui dovrò nominare degli assessori, la prima cosa che gli dirò: vediamo i problemi della città. C'è il problema del commercio, faccio degli esempi. Ai commercianti istituiamogli un fondo, tagliamoci noi le nostre indennità. È un passo concreto, e questo lo si può fare solo se non hai venduto le nomine. E voglio usare le parole di uno dei miei candidati consiglieri, che è il più maturo. Questa persona si occupa, da neopensionato, di portare avanti l'azienda che produce vini naturali a Ortona e fa solo esportazione. Quindi lui viene dal mondo agricolo attualmente. Mi ha detto una cosa: noi che siamo impegnati nel mondo agricolo siamo esperti in disinfestazione e elimineremo, per tornare alla domanda, nell'attuale amministrazione i parassiti. Questo andremo a fare. Quindi chiedo scusa e finisco. Sì. Mi taccerò prima sull'altra domanda. Era stato breve anche in precedenza. Sì, esatto. Vabbè, avevo qualche secondo di margine. Da giocare. Quindi noi quello che faremo è proprio entrare nel comune, come quando ci sono le grandi pulizie, no? Sgombriamo tutto quello che c'è da sgombrare, leviamo tutto e ci si siede e vediamo cosa è stato fatto ed è salvabile e cosa invece va gettato. Questo andremo a fare. Grazie, Cocciola. La macchina amministrativa di un comune è una macchina complessa e quindi non è facile intervenire, nel senso che come organizzarla è un'idealità, poi devi calarti concretamente sulle problematiche del personale che ha, di cui disponi. Allora, noi abbiamo in questo senso cercato di capire come organizzarla e, come ho detto all'inizio, noi abbiamo fatto un programma che si incentra sulle risorse che possano provenire dall'Unione Europea e dal PNRR. Oggi manca al Comune di Ortona, ad esempio, mentre tantissimi altri comuni
si sono dotati di un ufficio PNRR. Il comune di Ortona non ce l'ha. Vasto non è porto nazionale, la ZES si fa in Abruzzo grazie ad Ortona, bene, Vasto ha l'ufficio ZES, il comune di Ortona non ha l'ufficio ZES. La tecnologia è ricorso ai nuovi strumenti che la tecnologia ci offre, viene utilizzato in maniera molto scarsa. Anche l'idea strutturale degli uffici, gli uffici sono strutturati secondo le stanze che uno si è ritrovato a gestire e non secondo un organigramma capace di andare a vedere le materie su cui lavorare. Quindi la nostra prima rivoluzione sarà quella di vedere su quali risorse basarci, su quali risorse, a quali risorse accedere, perché non siamo in un tempo di ristrettezza, perché adesso, mai come adesso, arrivano risorse agli enti, le ristrettezze sono per le persone, ma con una macchina amministrativa efficiente, capace di portare ricchezza alla municipalità. Noi oggi una pratica del 110, sai quando li inizi gli atti burocratici nel comune, non sai quando la finisci. Ma non è colpa del dipendente, è colpa della struttura di così come è stata fatta. Quindi la nostra idea è quella di ristrutturare gli uffici secondo le possibilità di accesso, soprattutto a fondi e ai nuovi sistemi, e dopodiché vedere cosa, come organizzarlo con le persone. Grazie. Di Nardo. Bene, intanto va detto che gli uffici, insomma la macchina amministrativa dell'ente di qui a breve si dovrà comunque rinnovare, perché ci saranno anche dei pensionamenti, quindi sarà anche l'opportunità per provare a individuare attraverso bandi figure e risorse umane nuove. Il patrimonio umano e relazionale oggi è quello che incide maggiormente anche nella gestione amministrativa dell'ente. Io immagino in un comune come quello di Ortona, ad esempio, non mi ha trovato assolutamente convinto, tanto che mi sono espresso contrariamente in consiglio per quanto riguarda il segretario comunale condiviso con altri comuni. Ortona deve avere un segretario comunale completamente dedicato all'attività amministrativa dell'ente, seppure oggi vediamo comuni come quello di Mozzagrogna, da cui l'attuale segretario comunale proveniva, e quello di Orsogna, di cui da poco diciamo ha visto condividere con Ortona e Mozzagrogna la segreteria. Noi riteniamo che questo sia una difficoltà, sia una carenza che rischia di portare il comune di Ortona magari a non avere personale completamente dedicato. Ad esempio abbiamo scisso l'urbanistica e i lavori pubblici, è necessario secondo noi invece dotare di una dirigenza unica queste due strutture che oggi non dialogano, l'urbanistica addirittura non ha una dirigenza di ruolo, quindi c'è anche un aggravio di costi per l'ente. Quindi per noi sarà molto molto importante riorganizzare questi uffici, anche tenuto conto, come diceva poc'anzi chi mi ha preceduto, delle opportunità che ci sono all'interno del Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa, che prevede ad esempio la possibilità di assumere a tempo indeterminato anche per i comuni e gestire appunto questi uffici amministrativi in maniera più dedicata. E noi riteniamo che sia indispensabile, proprio per i buoni rapporti con le istituzioni, prendere contatto anche con i 33 esperti individuati dalla Regione sulla base di un elenco del Ministero, che seguiranno nelle aree tematiche specifiche tutte le missioni all'interno del Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa. Quindi il Comune di Ortona si deve adeguare, ci sono altri comuni più piccolini come Rocca Calascio ad esempio e Lama che si stanno litigando i fondi attribuiti dalla Regione per il PNRR, noi siamo un po' fermi al palo. Castiglione. Allora, io resto un po' basito da quello che sto sentendo dai miei colleghi candidati, perché effettivamente forse mi rendo conto che in questi anni hanno vissuto lontano da Ortona. La mia amministrazione, dopo aver sistemato il bilancio, ha messo mano alla macrostruttura del comune, ricreando appunto una macrostruttura con 5 settori, separando l'urbanistica e i lavori pubblici, ridando ad Ortona quella centralità che l'amministrazione che rappresentava il lato A di quell'LP di 5 anni fa, che oggi si ripresenta come il lato B, non era riuscito a fare, svendendosi a Lanciano, svendendosi a Chieti. Noi abbiamo riportato ad Ortona
con la macrostruttura, quel servizio importantissimo che si chiama CUC, Centro Unico di Committenza, il SUAP, che il CUC stava a Lanciano, e il SUAP a Chieti. L'abbiamo riportato ad Ortona, riorganizzando tutta la macrostruttura. Questo ha permesso alla città di Ortona, all'amministrazione, di fare in 2 anni e mezzo 17 milioni di investimenti tra beni, servizi e opere pubbliche. Certo, ci sono visioni diverse, però questa è la nostra visione che ha portato a questi risultati. In questi anni qualcuno parla di pensionamenti, rispondo dicendo che in questi anni abbiamo avuto con la legge 100 58 pensionamenti e sono stati già rimpiazzati con concorsi pubblici che non erano mai stati fatti da nessuna amministrazione, ben 52 unità, ringiovanendo, riqualificando i vari uffici. Cito per esempio un ufficio anagrafe, uno a caso, dove la professionalità dei dipendenti, quelli che c'erano prima e quelli che i giovani che sono arrivati adesso, hanno permesso di dare a servizio dei cittadini lo SPID della carta di identità elettronica, il pago PA, tutti i servizi gratuiti proprio per facilitare l'accesso dei cittadini, e abbiamo partecipato a un fondo PNRR di 650.000 euro per ulteriori servizi digitali. Sui fondi PNRR io voglio ricordare a qualcuno che noi abbiamo già nel cassetto 5 milioni per le strutture culturali, Palazzo Corvo, Palazzo Farnese e Convento Sant'Anna. Abbiamo 2 milioni nel sociale, fondi che già abbiamo nel cassetto. Anche sull'ospedale, con il mio rientro nel Comitato Ristretto dei Sindaci, qualcuno parlava della mancanza di rapporti con le istituzioni. Ben Ortona è rientrata nel Comitato Ristretto dei Sindaci, insieme a Chieti, Vasto, Atessa e Casoli, e mi pare che qualche città importante non ci sia. Questo forse a qualcuno sfugge, a noi no, e i risultati già si stanno vedendo con ulteriori finanziamenti sia sull'ospedale sia sulla casa di comunità per 910.000 euro. Grazie Castiglione, ora ci fermiamo per un'altra pausa che anticipiamo, perché poi andremo con le ultime 3 domande per chiudere il confronto. Linea alla regia. Allora, siamo tornati in studio, siamo sul rush finale del confronto tra i 4 candidati sindaci di Ortona. Una nuova domanda da parte di Rossano Orlando del Centro. Volevo chiedervi che cosa vi proponete, cosa proponete di fare per favorire la nascita di nuovi posti di lavoro alla luce del difficile momento che stiamo attraversando, soprattutto nel settore industriale. Il Chietino non se la sta vedendo bene, basta uno sguardo allo stop and go che caratterizza il settore dell'automotive in quest'ultimo periodo, anche magari attraverso la sollecitazione di interventi di politica industriale. A volte ci sono delle occasioni magari che passano, importanti da cogliere al volo, e per evitare di trovarsi impreparati da questo punto di vista. In alto. Beh, questo intanto è un aspetto che mi tocca tantissimo, venendo io dal mondo dell'imprenditoria, quindi constato praticamente ogni giorno le difficoltà che ci sono per le aziende di mantenere già ciò che c'è, quindi pensare anche di fare qualcosa di più sarebbe possibile, chiaramente, appunto, se ci fosse anche qualche condizione migliorativa da un punto di vista diciamo di opportunità. Quindi noi abbiamo immaginato già, ad esempio, un sistema premiante nei tributi, una cosa che già funziona anche in altri comuni, e magari immaginare un abbassamento di un gettito di tributi locali a fronte della dimostrazione da parte delle aziende di avere una percentuale di personale dipendente, residente o cittadino di quel comune, che diciamo ci consentirebbe di avere quindi anche un aumento del numero delle persone residenti sul territorio comunale. Noi abbiamo immaginato anche all'interno del nostro programma elettorale dei punti in cui poter diciamo concentrare domanda e offerta che spesso e volentieri non si trovano, quindi migliorare anche le opportunità di comunicazione e interconnessione. Ci sono tante professionalità che magari oggi sono in attesa di essere chiamate, tante aziende che magari non conoscono le reali opportunità di quel territorio. Certo, l'atteggiamento che deve avere
l'amministrazione comunale che sarà deve essere di massima attenzione verso le attività produttive, perché dobbiamo anche impedire che ci sia questo esodo e scongiurare delle chiusure. Ad Ortona in questi ultimi anni siamo stati tristemente noti alle cronache proprio per la scomparsa di attività, di cantine sociali, storiche, che hanno rappresentato un punto di riferimento per la città di Ortona, quindi bisognerà sicuramente riallacciare un dialogo, cercare anche di capire quali siano le reali necessità e come può l'amministrazione andare incontro alle aziende. Terra. Allora, io parto rovesciando la domanda, perché non si devono aspettare investimenti da grandi aziende, fondi. Bisogna ripartire esattamente al contrario. Ortona ha un centro urbano che è stato commercialmente devastato e vuoto. Ripartendo con un piano traffico, facendo funzionare il servizio di trasporto pubblico, perché i soldi ci sono, abbiamo autobus nuovi che girano per Ortona, ma vuoti. Ci sono i sistemi, le tecniche con gestione manageriale, e per far riempire quei pullman, far circolare la gente a Ortona e riattivare il commercio. Quella è una parte occupazionale importantissima. Ortona poi ha una vocazione agricola importante, e anche lì, aspettando sempre soldi europei e fondi dall'alto, che cosa hanno fatto gli agricoltori di Ortona? Si preoccupavano solo di portare il carrettino in cantina, di incassare il compenso, e non si sono mai occupati della gestione del loro prodotto, della loro uva. È così che abbiamo creato a Ortona un buco enorme che gli ex soci continueranno a pagare ancora per gli anni a venire, e quindi è importante rovesciare proprio dall'alto al basso e dal basso all'alto questo approccio, perché Ortona ha già avuto aziende che hanno investito, e così come sono arrivate con i fondi pubblici e hanno disinvestito lasciando a piedi decine di famiglie. Questa cosa si interrompe ripartendo proprio dal basso, dai cittadini di Ortona. Chiudo perché abbiamo una serie di strutture. Ortona ha un circuito internazionale che è l'impianto motoristico più importante d'Abruzzo. Si può creare un indotto da lì. Abbiamo intenzione di istituire la piscina comunale, che è un investimento e che ha un suo indotto. E tra le varie cose che istituiremo ci sarà l'Ortona Film Commission, perché Ortona è ricca di esperti di teatro, cinema, di istruttori, abbiamo i registi, e anche quello è un settore, come la cultura, che è stata completamente trascurata dalla precedente amministrazione, è un settore dove l'indotto è molto molto importante. Castiglione. Allora, noi innanzitutto durante la pandemia soprattutto non abbiamo lasciato nessuno da soli. Abbiamo creato, proprio grazie all'ottima salute del nostro bilancio, un fondo di solidarietà proprio per le famiglie, aziende, partite IVA che si trovassero in difficoltà. Un fondo di solidarietà di 100.000 euro che subito dopo le votazioni verrà rimesso di nuovo a bando, appunto per dare una boccata d'ossigeno a chi ha purtroppo subito la crisi della pandemia. Un primo passaggio importante credo sull'attività industriale, perché la domanda era questa. Noi abbiamo ripreso tutto l'iter per uscire dal consorzio Val Pescara. Oggi c'è questo problema importante. Avevamo una delibera del 2008 che era chiusa nel cassetto, che nessuno aveva ripreso, noi con la quale c'era il Consiglio Comunale, si era espresso in questa direzione. Abbiamo ripreso quella delibera, abbiamo incaricato un legale e stiamo portando a termine questo iter, in modo da permettere alle aziende di avere un unico interlocutore nell'amministrazione comunale. Il creare occupazione significa mettere a sistema tutto il patrimonio della città. Ortona ha una sua identità, è stato detto e ripetuto più volte, un patrimonio culturale storico, un patrimonio naturalistico, con le due riserve che noi abbiamo valorizzato
e abbiamo finalmente riconosciuto, perché anche il turismo verde porta economia, fa economia e porta gente nella nostra città. Un patrimonio vitivinicolo. Ecco, io credo che l'occupazione si possa creare appunto mettendo a sistema tutti questi patrimoni. Ma senza dimenticare, io di solito io capisco che bisogna attaccare l'amministrazione uscente, però bisogna essere anche onesti e realistici, perché dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno. Ortona ha delle attività importanti sull'alta tecnologia, non so se le posso nominare, ma sì, abbiamo la Tecne, abbiamo la Ontex, De Cecco che sta facendo grossi investimenti, abbiamo salvato la ex Yokohama, oggi Alfagomma, abbiamo salvato Tortella. Insomma, ci sono state dei segnali positivi proprio grazie agli imprenditori che hanno trovato nell'amministrazione una spalla e con la quale stiamo camminando insieme. Grazie. Senza trascurare il turismo. Sì, ma senza penso che forse sarà l'argomento delle prossime domande. Cocciola. Beh, io non ho l'ambizione di andare a salvare aziende. Io ho l'ambizione di amministrare il comune di Ortona e la città di Ortona. L'ambizione di salvare l'azienda la lascio ai dirigenti di quelle aziende, che evidentemente hanno studiato, conoscono il problema e sanno ciò che devono e possono fare. Detto questo, in qualche domanda fa avevo detto della ZES. Guardate, io non credo di essere l'unico professionista contattato da imprenditori non abruzzesi per avere informazioni sulla ZES. Siamo all'anno zero. Fortunatamente l'Unione Europea ha riaperto i parametri per una nuova perimetrazione, perché Ortona è all'anno zero e dicevo vasto, ha aperto un ufficio. Allora, come si pensa di fare occupazione se non si attraggono le aziende? Con una delibera che strizza l'occhio, diciamocelo francamente, a un populismo, usciamo dal consorzio industriale che sappiamo tutti che ha un indebitamento pazzesco e che se nel 2008, che peraltro era altra amministrazione dove credo che l'attuale sindaco era legato, non è che non è riuscita ad uscire per la cattiva volontà, non è riuscita ad uscire perché la regione forse non ha collaborato in questo, ma attrarre delle aziende è qualcosa di più complesso. Dicevo la ZES, la bretella autostradale, guardate Ortona c'è la De Cecco, ricordata dal sindaco uscente, e c'è anche la Casillo, operano nel settore del grano. Noi abbiamo un problema importante mondiale sull'approvvigionamento di grano. Ad Ortona vengono navi, bene, a Ortona vengono navi che non possono caricare un quantitativo ideale di grano semplicemente perché i fondali non sono scavati e non si riesce a sbloccare la pratica di escavazione dei fondali. Ora, tra ZES, fondali non scavati, bretella autostradale da ultimare, fatemi capire come attrarre le aziende. Io credo che questa amministrazione, al di là anche della buona volontà che certamente ha messo, ma è una questione di buona volontà combinata alla capacità, a mio avviso. Perché oggi l'attrazione delle aziende avviene attraverso un dialogo con le aziende secondo le esigenze e secondo gli strumenti che abbiamo in campo. E ne sono tanti. Allora, riprenderemo proprio da Cocciola, come prima, l'ultima domanda di merito, perché poi l'ultima sarà l'appello, diciamo, finale agli elettori. Okay. Sì, volevo chiedere praticamente la prima azione proprio che promettete di fare una volta eletti sindaco, ovviamente, dalla quale non si può prescindere, quindi oltre da impostare subito, insomma, anche per dare magari un segnale di cambiamento alla città, e ci collegherei anche questo fatto, cioè qual è il settore secondo voi sul quale vorreste puntare per i prossimi 5 anni di governo per rilanciare la città sul territorio? Cocciola. Beh, insomma, la domanda sembra un po' da chi butti dalla torre, perché francamente è difficile pensare a una prima azione. La prima azione innanzitutto è vedere ciò che ci viene lasciato e come ci viene lasciato. Sicuramente ci sarà del buono, sicuramente si dovrà intervenire su altro. Una linea programmatica certamente non utilizzata è quella del turismo. È stato detto del turismo religioso che deve essere assolutamente valorizzato. Noi abbiamo la cattedrale, ma in cattedrale, in piazza, non ci sono dei servizi igienici. Diventa difficile pensare che possano venire dei turisti quando non ci sono dei servizi minimi. Dopodiché abbiamo un parcheggio. Bene, il parcheggio del vicino a San Tommaso, il Ciavocco, già tempo un parco, è stato fatto e oggetto di un investimento
impressionante per ciò che si deve fare, per ciò che serve. 1.300.000 euro, se non vado errato, io non sono in amministrazione comunale, quindi qualcosa mi potrebbe sfuggire, a fronte realisticamente di un intervento che tutti riconoscono come necessario di circa 300.000 euro, ma di contro si andranno a privatizzare tutti i parcheggi per arrivare a quella cifra. Beh, questo va contro un po' l'idea di turismo, perché ci saranno i cittadini che andranno ad occupare degli spazi liberi. Dopodiché abbiamo il fronte, l'asse della Sangritana, guardate, noi abbiamo la ex Sangritana che ha la stazione centrale ad Ortona. Oggi sicuramente il sindaco ora parlerà della Sangritana, ma in 5 anni io non ho visto niente, come era recintata così è rimasta. Bene, quello è un asse portante che ci collegherà fino ad Orsogna entrando dentro le cantine e sarà una pista ciclopedonale fantastica perché arriverà fino a Riccio. Dobbiamo dialogare con Tua, certo, ma Tua è una società pubblica, non è una società privata, deve rendersi conto che insiste in una città. Dopodiché abbiamo tutto un canale di investimenti da fare, da andare a reperire. La pista ciclopedonale, così come è stata trovata, è stata lasciata. Cioè, dove arriva? E c'è un mondo che potrei dire, ma sentendo il cicalino è ovvio che mi devo fermare. Castiglio. Direttore, qua occorre un'ora, non bastano 2 minuti e mezzo. Allora, si è acceso tutta la fine, a prescindere dal climatizzatore. Da un esperto portuale come il candidato Cocciola, non essere a conoscenza che la Regione finalmente ci ha autorizzato il dragaggio dopo 12 anni, dal 2010 avevamo i 9 milioni e mezzo non impegnati, ma mi sembra una cosa un po' assurda. E quindi noi dopo l'estate finalmente si dragherà il porto, si porteranno i fondali del porto, soprattutto all'imboccatura, ma anche in parte all'interno, a quelle misure che sono necessarie per il discorso che faceva appunto l'avvocato, che va tutto a vantaggio delle aziende, di chi logicamente ha bisogno di grosse quantità merci per lavorare e anche avere boccate d'ossigeno, che poi sono fondi che andranno logicamente verso nuovi investimenti e quindi a creare nuova occupazione. Turismo, Via Verde. Via Verde, noi, la nostra visione è partita da Piazza degli Eroi Canadesi, riconsegnando alla città uno spazio che era un accumulo di smog, di aria inquinata, oggi è diventato il nuovo centro di Ortona. Per proseguire il parcheggio Ciavoc, oggi è fondamentale la collaborazione pubblico-privato. Noi abbiamo fatto una manifestazione di interesse, è stata il Consiglio Comunale ha approvato quella più vantaggiosa per l'ente, che dopo 20 anni non era riuscito a riaprire un parcheggio che sarà il punto intermodale più importante della città, perché andrà a collegare anche Parco Ciavocco, la funicolare, dove qualcuno prima diceva che non abbiamo preso soldi a costo zero. Bene, quel progetto al comune di Ortona, 86.000 euro, è costato zero perché ci è stato finanziato dal Ministero degli Interni anche il progetto. Quello sarà la svolta per Ortona, perché finalmente collegheremo la Via Verde all'interno, alla città, e chi andrà al parcheggio Ciavocco potrà prendere la bici e scendere oppure risalire. Questo è fondamentale. Per quanto riguarda il porto, voglio ricordare, perché sono stato accusato di non avere rapporti con gli enti sovraordinati, sul porto ci sono 84 milioni e mezzo di investimenti, fondi PNRR, fondi Master Plan e altri fondi già in progettazione da parte dell'autorità di sistema di Ancona. Grazie. Terra. Allora, intanto ringrazio per la domanda, perché mi riporta indietro di 18 anni. Oggi ne ho 48, a 30 anni ho fatto il manager per una società per azioni quotata in borsa. E la domanda che ci facevamo prima di ogni campagna era proprio questa: qual è il tema, qual è la prima cosa che andremo a fare? Quindi, per delle azioni che devono essere assolutamente a beneficio di una città, la domanda che mi sono posto quando ho formato la lista insieme al segretario regionale è stata proprio questa: quale sarà il nostro programma, il programma di Ancora Italia per la città di Ortona?
noi lo abbiamo scritto ed è affisso all'albo pretorio. A noi interessa il benessere di tutti i cittadini di Ortona, nessuno escluso. Quando si ha questo scopo, le azioni vengono fatte in tutte le aree di competenza dei diversi assessorati, in tutti i settori tecnici del Comune. Quindi la prima azione che faremo è chiarire proprio sia ai dipendenti del Comune, ma anche ai nominati e alle dirigenze, chiarire qual è lo scopo univoco della mia amministrazione, cioè il benessere di tutti i cittadini. Perché qua non si tratta di cosa buttare dalla torre, perché Ortona è un centro che è pieno di pensionati, ci sono i malati, ha dei comparti produttivi agricoli non indifferenti con le contrade, c'è un commercio in seria difficoltà, ci sono tutte le attività legate al porto e ripeto, torno alla domanda che a un paio di domande fa, quando si è parlato dell'importanza dei trasporti, far funzionare il sistema di trasporto pubblico non è solo investire sulla funicolare, perché noi abbiamo, lo ripeto, forse non l'ha ascoltato prima Leo Castiglione, ma noi abbiamo dei pullman nuovi che girano per la città vuoti, quindi non è un problema di quanto si investe o di chi lo paga, ma il problema è i cittadini li usano questi servizi, i servizi funzionano oppure no? Di Nardo. Beh, diciamo, rimanendo sulla domanda, la prima azione che farei il secondo e mezzo dopo l'insediamento, d'accordo con tutta la coalizione, noi ci concentreremmo su un maxi piano di intervento sulle contrade. E rimarco molto questo punto perché ad Ortona, lo sapete benissimo, siamo soprattutto contrada. Parlare di contrade significa anche parlare di agricoltura. Il 66% circa della superficie del territorio comunale di Ortona è vitato, è coltivato a vite. Non si può parlare di PNRR, digitalizzazione, transizione energetica, quando invece abbiamo delle zone totalmente sprovviste di illuminazione. Io torno sempre su questi argomenti perché la vivo personalmente, così come i tanti disagi che vengono rappresentati quotidianamente da chi vive la realtà delle contrade di Ortona. Noi abbiamo la paradossale situazione che oggi magari ci sono cittadini che vivono in contrada a Bardella e magari sono più vicini a San Vito, cittadini che sono al Foro si sentono magari più di Francavilla, Caldari è un po' il regno autonomo di Caldari, quindi noi dobbiamo cercare in qualche modo di recuperare tutte le contrade, di metterle tutte nelle stesse identiche condizioni e non lasciarle alle ultime settimane di campagna elettorale per dirgli che stiamo facendo qualcosa. Quindi la mia è un'amministrazione che si concentrerà tantissimo sul tema delle contrade e delle frazioni come opere pubbliche e sull'agricoltura abbiamo in mente alcuni passaggi anche diciamo significativi come la Banca della Terra, un centro enologico di ricerca, la bandiera verde che diciamo, è anche una cosa che può portare ricchezza ed economia, quindi non ho dubbi sulla risposta, piano di interventi sulle frazioni e agricoltura. Bene, allora siamo al momento tradizionalmente conclusivo delle tribune elettorali, di tutte le tribune elettorali, indovinate quale, l'appello agli elettori. Il momento in cui avete la telecamera tutta per voi per parlare, vi prego in un minuto e mezzo, in maniera che rispettiamo i tempi della trasmissione, direttamente ai cittadini ortonesi e spiegare i motivi per cui è importante che siate voi il nuovo sindaco della città. Leo Castiglione. Innanzitutto voglio, prima non ho risposto, chiedo scusa, il primo atto che noi faremo è adottare il piano demaniale marittimo perché purtroppo per tante circostanze non siamo riusciti a portare in Consiglio Comunale, ma siccome è tutto pronto lo faremo appunto come primo atto e questo sempre in quella direzione di sviluppo turistico che riguarda la nostra città. Io l'appello che faccio ai miei concittadini è quello di dare continuità a un'amministrazione che ha amministrato 5 anni
tra tante difficoltà, perché nella normalità abbiamo amministrato 2 anni e poi purtroppo con la pandemia, ma anche con altre criticità come gli incendi, le case popolari che abbiamo dovuto evacuare, siamo stati costretti a lavorare, ma non abbiamo mai perso quel senso di fiducia, abbiamo voluto sempre trasmettere quella speranza ai cittadini. L'abbiamo fatto come? Con il lavoro, con l'ascolto, con la presenza e soprattutto con la concretezza, quella concretezza che volevano, che ci hanno richiesto i cittadini, e quindi chiediamo loro di dare continuità semplicemente ad un'amministrazione che oggi è una macchina che corre, che ha già tanti finanziamenti nel cassetto, che devono essere solo progettati, appaltati e rendicontati, e sappiamo tutti che i fondi PNRR sono fondi con delle scadenze ben precise che vanno rispettate, il rischio altrimenti sappiamo tutti quali saranno. Quindi chiedo ancora di dare fiducia a questo progetto civico che apre le porte a tutti i cittadini che amano Ortona. Di Nardo. Io l'appello che faccio ai cittadini di Ortona è quello di votare per il centrodestra, dare fiducia ad un ragazzo di 34 anni che ama la propria città e che si è nuovamente rimesso a disposizione, rinnovando l'impegno per il proprio territorio. Abbiamo una squadra che ha voglia di misurarsi e di andare a raccogliere le sfide dei tempi che corrono. Guardate ai giovani, non soltanto al futuro ma anche al presente. Chiedo un atto di coraggio il 12 giugno, perché è lì che determineremo la città che sarà per i prossimi anni. Votate anche qualcosa di diverso che non avete votato fino ad oggi, quindi è un atto di rinnovamento, è un'azione di svolta per la città. Noi chiediamo una discontinuità. Votare Angelo Di Nardo sicuramente porterà i cittadini più vicini alle istituzioni e le istituzioni più vicine ai cittadini, con un percorso politico, non civico, politico e civico, non soltanto civico, perché Ortona è una grande città e deve guardare con ambizione anche ai prossimi appuntamenti elettorali, e i rapporti con le istituzioni dovremmo determinarli in prima persona con figure di riferimento che pure ci sono all'interno della nostra città e dovranno incidere in maniera diretta e non soltanto con dialogo e rapporti istituzionali precari o con accordi che non vanno a vantaggio della città di Ortona, che potrebbero risultare invece penalizzarla, come è successo e come ha determinato per l'isolamento della città in alcuni enti. Grazie Di Nardo. Coccio, anche lei. E dunque noi puntiamo su una cosa essenziale, sull'orgoglio ortonese. Ortona deve tornare ad essere rilevante nello scacchiere regionale. Oggi siamo all'irrilevanza assoluta e questo non ci consente di poter dialogare con le istituzioni superiori per far consentire ad Ortona di avere ciò che merita, una crescita economica, uno sviluppo sociale importante. Pensate che Ortona ha perso 1000 abitanti negli ultimi 4 anni e questo non è possibile. Per invertire questa rotta noi abbiamo messo insieme le migliori risorse umane e programmatiche affinché si possa incrementare l'area produttiva, perché il primo punto del nostro programma è lavoro, ma per lavoro noi intendiamo il lavoro così diversificato com'è, dall'economia turistica all'economia industriale a quella agricola. Pensate, la cantina sociale di Ortona aveva 500 iscritti, oggi ne ha 100 iscritti. Capite bene quale crisi stia attraversando quel settore, che è il più ricco della regione Abruzzo. Quindi noi vogliamo portare una ventata nuova, non di freschezza intesa come slogan, ma di metodo. Noi dobbiamo unire le contrade al centro e il centro alle contrade, perché si devono sentire unite in un unico progetto di vita, di qualità della vita, di servizi diffusi. Dobbiamo fare in modo che le migliori risorse siano a disposizione dell'ente e soprattutto che non sfugga più nessun finanziamento, perché cantare vittoria per un finanziamento ottenuto è invece una cosa che non risponde alla realtà, perché noi stiamo perdendo continuamente finanziamenti e uno solo che ne prendiamo non ci fa compensare quelli persi. Noi quindi vi chiediamo fiducia per questo nuovo progetto politico che unisce tutte le aree civiche, e non nascondiamo nessuno, e a nessuno abbiamo detto non ti puoi presentare perché rappresenti una visione politica che non mi è comoda, perché ci sono figure politiche nello schieramento di Leo Castiglione, ma sono ben nascoste. Bene, Terra.
Allora, votate Francesco Terra e mettete la croce sul simbolo Ancora Italia, perché siamo gli unici che si presentano con una lista ben assortita di persone per bene e colte, persone che hanno delle deleghe e delle specifiche competenze, e sono le uniche persone di tutto il resto del panorama della campagna elettorale, sono le uniche che hanno come me l'unico scopo del benessere di tutti i cittadini. Siamo gli unici che l'hanno messo nel programma, perché quando si è uniti nello scopo le modalità poi convergono. Quando invece si discute sui metodi, sulle modalità, si è sempre divisi. Chiudo, così restituisco quel debito di 30 secondi di prima, dicendo una cosa, non è mia ovviamente, anche perché è il latino e io parlo l'italiano. Concordiae parvae res crescunt, discordiae maximae dilabantur, che vuol dire che quando c'è l'armonia, nell'armonia anche le piccole cose crescono. È inutile portare grandi risorse se c'è discordia, perché anche ciò che è grande nella discordia viene distrutto, viene dilapidato. Quindi votate Francesco Terra, perché siamo gli unici che hanno a cuore veramente il vostro benessere, dei pensionati, dei malati, dei commercianti, degli agricoltori, della marineria di Ortona e di tutta la città, senza escludere nessuno. Grazie, direttore. Grazie a lei, grazie agli altri tre candidati sindaci, grazie soprattutto a Rossano Orlando, che vi ricordo vi proporrà ormai tra qualche ora in edicola un ampio resoconto per i lettori del centro, per quelli che si fossero messi in visione in ascolto magari soltanto più tardi, di questo primo importante confronto tra i candidati sindaci di Ortona. Grazie per essere stati con noi e buonanotte.